Era aperta già da un po', ma sabato 27 ottobre è stato il giorno ufficiale dell'inaugurazione della nuova Siro Fitness, palestra di Mirandola nata nel 2009, che oggi, dopo 9 anni, si lancia in una nuova affascinante sfida e lo fa trasferendosi nella verinistica e splendida struttura di Via Adelaide Bono. Cambia la location, ma non la professionalità e la voglia di fornire un servizio importante per la città. Tanta l'emozione e la voglia di rimettersi in gioco da parte degli 11 operatori di questa palestra. Abbiamo avvicinato i 3 titolari di Siro Fitness per scoprire tutto di questo nuovo progetto, a cominciare da Simone Valente, che ci guida alla scoperta della struttura. Abbiamo la sala attrezzi 250 metri con tutti quanti attrezzi nuovi per lavorare con tutti i gruppi muscolari. Facciamo preparazione atletica, calcio, basket, abbiamo la convenzione con l'hockey, ciclisti, maratoneti e ognuno di noi istruttori è specializzato nel proprio campo. Io sono specializzato nella riabilitazione. Collaborando con i fisioterapisti, altri miei colleghi sono in dimagrimento, altri sono personal trainer e quindi seguono i ragazzi dall'inizio alla fine nel loro percorso di allenamento e di formazione. E poi, oltre alla sala attrezzi, abbiamo 2 sale corsi, di cui una più grande per fare i corsi più energy con ritmo di musica molto, molto stimolanti. E in fondo, vicino ai spogliatoi, in una zona un po' più relax, fuori dalla confusione, abbiamo una sala un po' più piccola che facciamo yoga Pilates con cromoterapia con delle luci particolari. Un altro dei titolari è Alessandro Trentini. Allora, Alessandro, a te chiedo perché un cittadino di Mirandola dovrebbe scegliere la vostra palestra? Per la preparazione, perché a noi piace vedere la gente uscire di qua col sorriso e quindi non solo un discorso di ginnastica fisica, ma di ginnastica mentale, rilassante e la ginnastica deve stare bene. Questo è in linea di massima la nostra filosofia di pensiero. E a giudicare dalla gente che è presente oggi a questa inaugurazione, sembra che la cosa stia funzionando. Speriamo, lo speriamo vivamente. C'è qualche promozione particolare in vista dell'inaugurazione? Abbiamo Qualche nella giornata formula? di oggi una scontistica particolare, poi sicuramente, almeno inizialmente, terremo prezzi leggermente più bassi proprio per agevolare, l'inizio dell'attività e per agevolare la struttura nuova per farla conoscere bene alla gente. Apertura tutto l'anno. Apertura tutto l'anno, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, chiuse solo le giornate festive, proprio cerchiamo di tenere il più possibile. Alan Bergamini è dei 3 l'ultimo arrivato. L'emozione è tantissima, tant'è che stanotte diciamo che si è fatto fatica a dormire. E questo per me è un passo importantissimo. Sono entrato in società da pochissimo con Simone e Alessandro che mi hanno fatto crescere nella vecchia struttura. Siamo 11 ragazzi, uno staff bello unito che farà la differenza perché questo è l'importante. Speriamo che vada come deve andare. Noi siamo carichi. Un'inaugurazione importante, testimoniata dalla presenza dell'amministrazione comunale, una nuova struttura che già fiora all'occhiello della città. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questa città che sta sempre più crescendo con attività nuove di servizi, con attività nuove industriali. Tutte le industrie stanno crescendo, stanno allargando e devo dire che questo vuol dire che la città ha coraggio e voglia di crescere, voglia di guardare al futuro. Esatto, un tassello ulteriore nel processo di rinascita della città di Mirandola. Assolutamente, e la rinascita non è solo legata alla ricostruzione, ma al coraggio, alla voglia di vedere le proprie capacità messe in pratica di tanti imprenditori, di tante persone che a Mirandola hanno questo coraggio e vogliono vedere una Mirandola sempre più bella. Grazie.